Buona la prima per Ruben Rubendario Bolzan sulla panchina dell'Aquila. e rosso blu battono per 2-0 la Renato Curia Angolana. Le scelte iniziali: Bolzan varano un 4-3-3, fascia di capitano per Venneri, di Paolo Centravanti. Ai suoi lati Miciche e Pellecchia. De Eugenio invece presenta la sua Renato Curia Angolana con un 4-2-3-1 che vede Miani riferimento offensivo. Criscolo e Casati a fare movimento sugli esterni. Primo spunto di Cronaca al decimo. Pallone lavorato dall'Aquila sulla destra è messo al centro. C'è un rimpallo. La sfera schizza sul fondo facendo scorrere che brivido sulla schiena di Puddu. Al diciannovesimo l'Aquila passa in vantaggio verticalizzazione a cercare di Paolo stop a seguire del numero 9 che si invola verso la porta e con un diagonale non potente ma molto preciso batte Puddu. L'angolana si fa vedere al venticinquesimo sugli sviluppi di un angolo provvidenziale la chiusura di faut sull'incursione di Miani che nell'occasione viene anche ammonito per la carica ai danni del 5 faut il 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 faut la, minaccia. la ripresa si apre con il tentativo di dinorcia fuori bersaglio. Ci prova poi Pellecchia che però sulla sua strada trova la chiusura decisiva di un difensore dell'angolana. Al sedicesimo fiammata degli ospiti che vanno vicinissimi al pareggio Casati al cross da destra in cornata di Criscolo. Domingo Dalmasso tocca quel tanto che basta per deviare sul palo e tenere avanti l'Aquila. L'Aquila che al diciottesimo si vede annullare un gol a Venneri mentre al ventottesimo sono superlativi i riflessi di Puddu che con i piedi salva su Pellecchia. Al trentesimo del della ripresa i rossoblù si portano però sul 2-0. Punizione dal limite e prodezza balistica del neoentrato Bisegna che pennella una traiettoria imprendibile per Puddu. La partita in pratica termina qui per l'Aquila ora obiettivo continuità. I rossoblù domenica saranno impegnati sul campo del Lanciano, mentre la Renato Curia Angolana incrocerà il Chieti. Prima di tutto voglio fare complimenti all'Angolana perché ho visto una squadra Sempre, sempre organizzata, sempre, sempre giocando palla a terra, non, non si sono mai scomposti anche dopo lo svantaggio. Quindi, eh, prima di tutto, complimenti a loro. E poi, dopo, sì, sono, sono molto felice perché ritornare all'Aquila e sordire con una vittoria è una cosa che, che, mi, fa, che mi rende molto, molto felice. Sono molto contento de, della prova dei ragazzi, dell'atteggiamento che, che hanno avuto. Eh, io a volte uso come termometro chi entra, eh, quando chi entra ha lo stesso atteggiamento di chi è partito dall'inizio mi fa capire che siamo, che siamo sulla strada giusta. Eh, per quanto riguarda l'altra domanda, credo che di migliorare ci siano tante cose perché loro quando, quando siamo passati in vantaggi hanno provato a, secondo il mio punto di vista, la devo rivedere la partita, ma... Mm, ho avuto la sensazione che volevano eh, gestire la partita con un, le, con un palleggio un po' lento, senza movimenti, e, e, que, e quello ha fatto che loro ci hanno, ci hanno preso le misure e ci hanno rubato, eh, per, come, per quanto mi riguarda, una marea di palloni semplici, passaggi semplici, ma perché eravamo, eravamo troppo fermi, troppo statici. I primi, primi 20-25 minuti di partita mi sono. Io non festeggio mai gol, oggi eh, cerco di essere equilibrato eh, sia in un senso che nell'altro, ma oggi i primi 20-25 minuti un po' mi sono, mi emozionavo perché... Una squadra non si allena a voce, spiegando a voce, quindi per me bisogna lavorare sul campo, tempo per lavorare c'è stato pochissimo, ma i primi 20-25 minuti loro hanno fatto vedere qualcosa di molto simile a, a quello che io vorrei da loro quindi, e, e questo mi fa capire che loro hanno intenzione di seguirmi e, e se, ci se mi seguono credo che ci divertiremo. Insomma. Devo dire che a livello di gioco e di impianto la squadra ha fatto bene ancora. Eh, si è confermata ai livelli delle altre prestazioni. Chiaramente quando giochi con questa squadra, lo dicevo già da mercoledì, non puoi fare degli errori e loro con due invenzioni personali diciamo, hanno vinto la partita. Chiaramente eh, forse è l'unico neo che posso rim rimproverare la mia squadra. Nel primo tempo abbiamo messo molti angoli dentro e eh, cross e non siamo stati cattivi nell'andare nel ad attaccare questa palla, secondo me li potevamo sfruttare meglio. Quindi prestazione buona, chiaramente se avevamo della difficoltà mi rimane un po' la mano in bocca perché secondo me a livello di gioco, e di prestazione non c'è stata tantissima differenza fra le due squadre. Chiaramente poi i singoli hanno fatto quello che non hanno fatto l'impianto di gioco e il resto. Ma noi vediamo le classifiche fino a un certo punto, chiaramente ci interessa perché come tutti vogliamo far bene anche i punti sono importanti. Per oggi il secondo tempo abbiamo messo oltre i 2003-2002 che avevamo, è entrato un altro 2003 e un altro 2002, questo è il nostro patrimonio e fare bene per prepararli all'inizio della prossima stagione che questi ragazzi siano già pronti per una nuova stagione. Questo è è la cosa primaria. Chiaramente perdere non fa mai piacere, per noi è la prima sconfitta quella di oggi, secondo me è venuta dopo una discreta prestazione, non ottima, ma discreta, quindi siamo un po' rammaricati, però cercheremo di rifarci domenica.